Stasera concludiamo queste tre conferenze che hanno visto partecipi un numeroso pubblico. Le conferenze si sono svolte in tre posti significativi legati ai beni culturali della nostra diocesi: il MUDIAS, il Museo Ecclesiastico in Rutigliano, poi siamo stati presso il Museo Diocesano di Monopoli e questa sera concludiamo qui nel Palazzo Episcopio e abbiamo la possibilità questa sera di conoscere la vita di un grande vescovo, cardinale, il Cardinal Casimiro Gennari. Questa figura sarà illustrata questa sera dalla professoressa Carmela Ventrella, ordinario di diritto ecclesiastico e di diritto canonico presso l'Università degli Studi di Bari, ovviamente Dipartimento di Giurisprudenza. Poi, come vedete, accanto a Sua Eccellenza è presente anche il dottor Claudio Del Medico, che invece ci illustrerà le tele presenti all'interno della mostra allestita in Santa Chiara e alcuni oggetti in argento presenti sempre all'interno della mostra e che sono stati oggetto della conferenza dello scorso 19 di ottobre. Però non è un compito molto facile tratteggiare la figura di questo vescovo, che non è stato soltanto vescovo, è stato un grande uomo, un grande canonista, un grande teologo. Ha avuto la fortuna, ma ha prestato anche supporto a tre pontefici, quindi Pio IX, Leone XIII, Pio X, e si è distinto proprio per il suo apporto, quindi soprattutto quindi come teologo. Ma mi soffermerò poi in particolare sulla figura di Gennari come politico, che è una figura quindi poco studiata, ma ha avuto la fortuna di leggere quindi molte sue consultazioni, quindi queste opere, che lasciano il segno in un momento particolare della vita del nostro paese. Ricordiamo ancora che nonostante lo statuto albertino che professava il confessionismo di Stato, in realtà c'è un atteggiamento anticlericale. Pensiamo che non c'è l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e Gennari fece tantissimo perché si facesse appunto la cosiddetta ora di religione nelle scuole, che appunto era a richiesta, mentre poi con i patti del Laterano l'insegnamento della religione cattolica divenne obbligatorio con la possibilità di dispensa. E Gennari proveniva da una famiglia liberale, il papà era un carbonaro, però lui appunto vive quindi questa contraddizione, quindi questo disagio tra essere l'uomo di chiesa, quindi attento ai dettami appunto del magistero pontificio, ma anche l'uomo che vuole andare avanti, l'uomo aperto alle innovazioni di questa società che appunto si sta trasformando. Conversano, Monopoli, nelle due antiche diocesi di Conversano e di Monopoli, tutti questi ritratti sono uno strumento privilegiato per poter indagare l'operato di alcuni vescovi ed è quello che brevemente cercheremo di fare questa sera. E penso che questa iniziativa viene a culminare un progetto che ci ha visti protagonisti di un coinvolgimento dei beni culturali ecclesiastici. Io colgo l'occasione anche di ringraziare sia la professoressa Ventrella, sia il dottor Del Medico e gli altri relatori che ci hanno accompagnato anche nelle passate conferenze. Io una cosa mi permetto di dire oggi, stasera, che penso che la nostra realtà museale qui a Conversano, dei nostri siti che parlano di per sé tantissimo, verrà veramente ad essere potenziata se riusciremo a metterlo in sintonia con tanti altri beni a livello diocesano. E pensavo a tutti questi pastori che ci sono stati presentati, le cui immagini ci sono state proposte, i cui volti abbiamo potuto conoscere, e pensavo che la vita di questi pastori si è svolta innanzitutto lì, in quel luogo, nella cattedrale, per celebrare i divini misteri, per accogliere il popolo a cui annunciare la parola di Dio, per far crescere nel popolo la santità. E allora nel mio cuore dicevo: grazie Signore per questa storia così straordinaria,
mi sento piccolo piccolo, no? E ho da imparare da loro, soprattutto ecco, dal loro zelo pastorale. Certo, la mostra e anche gli interventi di stasera ci hanno richiamato il loro impegno da mecenati della liturgia, in un certo senso, soprattutto i pastori che ci sono stati presentati con le immagini, no? Con le descrizioni che il dottor del medico ha fatto. Thank you.